Zoro, dove sei? Io sono già pronto. Andiamo? Amore, sto arrivando, un attimo. Dai, arrivo. Eccomi, eccomi. Dai, andiamo. Visto? Siamo già arrivati. Però guarda che fila. Ma tu non te lo togli il casco? È vero, mi devo fare i capelli, però mi piaceva così tanto, è rosa. Sì, ma guarda, io l'ho già tolto. Non puoi entrare dentro alla parrucchieria col casco. Uffa, va bene, me lo tolgo. Un attimo, mi aiuti? Ecco, l'ho tolto, va bene così? Sì, va benissimo. Ma io non ho capito perché tu ti vuoi cambiare i capelli. Perché io voglio cambiarli già da tanto tempo, non ti piace? Ma perché i tuoi capelli sono già bellissimi così. Grazie. Però andiamo, andiamo, dai, sediamo che è l'ultimo in fila, quanto costa? Andiamo. Stavo spiando fino da qui. Ciao ragazzi! Avevo sentito parlare bene della vostra parruccheria e visto che me l'hanno consigliata, sono venuta qua oggi a fare i capelli. Avete posti liberi? Guarda, mi sa che c'è una ragazza che sta fuori con i cagnolini. Vai a chiederle se desidera di fare il servizio o vuole andare via. Però non saprei, mi sa che quei cagnolini devono andare in parco a fare un giretto tra poco. Forse faccio in tempo a farti anche a te. Ma guarda che il servizio è davvero molto, molto bello e piacevole qua. Basta solo guardare i miei capelli. Guarda, guarda questa bellissima coda e riccioli che mi ha fatto la Madame Cucu. Dov'è questa ragazza? Ah, eccola! Cos'è che fia una vada? Scusami, salve. Scusami che ti ho disturbata, ma volevo sapere se tu sei l'ultima in fila per i capelli. Sì, però mi sa che tra poco vado via, devo portare i miei cagnolini a fare il bagnetto. Quindi puoi prendere il mio posto, tanto sono ultima, non c'è più nessuno. Ah, ho capito, e quel ragazzo seduto sull'altro divanetto? Ah, quel ragazzo mi sa che aspetta da ragazzo che sta già dentro. Quindi prendi il mio posto, vado via io. Ma quanto ci mette ancora lei? Mamma mia, sti parrucchieri, quanto sono lenti. Dai, ancora 2 minuti, un attimo, me li devo asciugare o no? Arrivo. Ma che belli cagnolini che hai, sono tutti e due tuoi? Sì, tutti e due miei, infatti vogliono andare a fare il bagnetto, quindi vado via. Ciao ciao, io vado. Scusami un attimo, ma ti sei dimenticata te l'iPad? Oh, è vero, mi sono dimenticata, grazie. Oh, io ho finito, grazie mille. Io ho fatto. Dai, andiamo via. Finalmente hai finito, non ne potevo più. Sì, sto arrivando. Dove mi metto? Mettiti sulla sedia che arrivo. Sono pronta. Questo è l'asciugamano, così non ti si bagnano le spalle e la maglietta. Oh, grazie, gentilissima. Figurati, è il mio lavoro. Allora, che colore volevi? Ti faccio vedere che colori ho. Questi sono i miei colori, scegliene uno che ti piace. Va benissimo, i colori bellissimi quelli che hai scelto. Adesso però ti devo lavare i capelli, sei pronta? Sì, sono prontissima, va bene. Lavameli, una vedo l'ora. Mi piace il profumo di questo shampoo. Sì, è un shampoo molto molto buono, sa di mirtillo. Ecco, io ho finito con il shampoo. Adesso ti massaggio un po'. A
Mamma, quanto sei brava, starei ore e ore qui. Basta così? Mi piace questo colore. Non vedo l'ora di vedere com'è. Hai messo tanto rosa? E certo, come te desideravi. Guarda, ti faccio vedere com'è. Ma ti manca ancora tanto? Non è ancora finito? Io voglio andare via. Sì, quasi finito, vero? Certo, certo, 2 minuti e te la lascio andare. Va bene, dai, ancora 2 minuti. Wow! Ma che bel colore, mi piace tantissimo. Amore, arrivo. Grazie mille, ciao ciao, alla prossima. Amore, vuoi vedere i miei capelli? Sì, fa vedere che bel colore ti giro. Wow, che bei capelli, che bel colore. Ma è rosa. Oh, sono così felice che ti piace. Andiamo? Sì, andiamo. Guarda che bel parco ti ho portata. Ti piace? Allora perché mi hai portata qui? Non ti sei spiegato bene, hai detto di fretta, andiamo, andiamo, andiamo. Abbiamo lasciato anche la bici con cagnolino. Sì, adesso il cane è... Ah, vedrai, è una sorpresa. Tra poco vedrai, vedrai, sarà bello, ti piacerà. Non vedo l'ora, andiamo. Amore, dai, dai, che non mi stai seguendo in tempo. Amore, dai, siamo arrivati? Sì, guarda che bello, siamo arrivati. Ma questo è tutto per me? Wow! Sì, tutto per te, guarda quante belle cose. Io intanto vado a portare il cane in giro. Va bene, io mi metto a pitturare. Non lo so cosa pittura. Oh, ma chi c'è là? Salve, è nel posto giusto, visto che è il cagnolino. Qua ci prendiamo cura del tuo cane, lo portiamo a giocare sui scivoli, gli facciamo il bagnetto. Quale servizio preferisci lei? Salve, io avevo bisogno di lasciare il mio cagnolino qua a fare quello che vuole. È un po' birichino però. Ma certo che può lasciare. Ah, guardi qua, sono quasi tutti birichini. Va bene, allora te lo lascio qui a te, mi raccomando. Io intanto l'aspetto magari vicino all'altalena. Oh, piacerà a Daniel di sicuro. A lui piacciono tanto tanto le mele. Che bello. Oh, questo cannolino. Aspetta che ti alzo. Eccoti. Adesso ti faccio un bel bagnetto. Non so che non ti piace l'acqua, ma non ti piace. Adesso vado a prendere il mio cane. Allora, è pronto il mio cagnolino? Ma certo che è pronto, gli ho fatto anche il bagnetto. Ma dov'è? Eccolo. Ma guarda, lo perdi un attimo di vista e trova subito qualcosa. Ma cos'ha lì? Un osso verde addirittura. Hai ragione, infatti l'ho notato. Ha trovato quell'osso subito quando sei andato via. Va bene, vi lascio, buona giornata. Oh, adesso vado a vedere cosa sta facendo la mia bellissima ragazza. Ehi, tesoro. Ciao, amore, io ho finito, guarda, è la sorpresa per te. Wow. Che bella. Ma questo l'hai fatto per me? Sì, questo l'ho fatto per te, ti piace? È bellissima, grazie, grazie. Wow, sono molto contento. Sì, mi sono impegnata tantissimo. Ho usato tanti colori. Verde, arancione, azzurro, fucsia, giallo, rosso, marroncino, tutti e tutti per fare questo bellissimo disegno. Tutti questi praticamente, vedi? Wow, hai usato tanti bellissimi colori, anche il blu che è il mio preferito. Aspettami un attimo, arrivo subito, vado a prendere una cosina. Va bene, chissà cosa va a prendere. Non vedo l'ora di scoprirlo, oggi è così bravo. Spero proprio che ti piaceranno queste bellissime fiori gialle. Ho preparato la spremuta per te, finalmente sei arrivato. Oggi sei super gentile con me.
Guarda invece cosa ho per te, guarda. Wow, che belli! Ma sono davvero per me? Allora, come sono i fiori? Ti piacciono? Sì, tantissimo. Sono belli e profumati, anche gialli. Io adoro i fiori. Ma dove li hai trovati questi fiori in 5 secondi? Li hai nascosti prima, Sì, in verità li avevo comprati prima. Ho chiesto alla ragazza che lavora qui se mi faceva un favore e me ne teneva. Ma il nostro cagnolino dov'è? Non è che l'hai lasciato lì dove hai preso i fiori? Daniel, no, non perdere il cagnolino! No, no, tesoro, stai tranquilla. Il cagnolino l'avevo lasciato vicino alla bici, vicino a un bellissimo cespuglio verde. Allora andiamo a prenderlo, andiamo a casa che mettiamo i fiori nel vaso. Va bene, andiamo.